Vorrei dare inizio, poi darò la parola a Salvatore, a questa nostra riunione con una parola che mi è venuta del profeta Osea. Il vostro amore è come la nube del mattino, come rugiada che svanisce al primo apparire del sole. Che cosa devo fare per te? Sembra che noi ci siamo entusiasmati per la Pentecoste, però una nube che annunzia o comunque fa prevedere la pioggia svanisce al primo spuntare del sole, la rugiada. Sì, di cui fa, e resta soltanto il calore del sole che brucia la terra arida. È il Signore che ci richiama a un amore assiduo, costante, che non si alimenta delle cose grandi, spettacolose, grandiose, tantomeno delle cose spettacolari, ma si alimenta alla parola di Dio, beve alla parola di Dio, si alimenta della preghiera assidua, dell'adorazione assidua, della meditazione che penetra fin dalle ossa e fa rivivere la nostra vita nello spirito. Dobbiamo ringraziare Dio della bella festa di Pentecoste. Così ma anche gloriarci nel Signore, che la festa di Pentecoste adesso si celebra dovunque, con un grande apparato, prima di noi si pensava alla veglia pentecostale. Nessuno. Ricordo che i primi anni si andava forse lì alla cattedrale, si sostava davanti alle porte chiuse e si cantava. Poi si aprirono le porte. E noi soli eravamo a celebrare e a cantare. Nelle altre chiese non c'era sentore di veglie di Pentecoste. Adesso in tutte le chiese cattedrali si fa la Pentecoste in Sicilia. Si fanno anche delle veglie spettacolose. Nuovi gruppi sorgono e nuove Pentecoste celebrano, però l'incentivo è partito da noi.
Ora, mentre noi ci raffreddiamo dopo una celebrazione, gli altri però continuano a vivere di quelle celebrazioni. Per cui io vorrei esortare caldamente tutti a perseverare nel primo amore. Nell'Apocalisse, il rimprovero d'Efeso è davanti ai nostri occhi: hai dimenticato il primo amore. Quando c'è un amore, si corre subito, si lascia tutto, si è fedele all'appuntamento, c'è grande gioia. Qui ai primi tempi, alle tre, si dovevano aprire le porte perché la gente faceva ressa per accaparrarsi i posti alle tre, e l'inizio era alle cinque, due ore prima. Venivano anche dai paesi vicini, macchina, e si tornava dopo le otto, perché non si cessava di pregare prima delle otto. Questo per dire che facilmente noi ci raffreddiamo, dimentichiamo il primo amore. E siccome lo spirito emigra, fa l'emigrante, come ci dice Ezechiele, che è una figura dell'emigrante, così può anche darsi che lo spirito emigri altrove e noi restiamo così dei relitti lungo la strada, perché abbiamo fatto così andare via lo spirito, quello spirito che deve animare la nostra vita e la nostra preghiera. E allora l'esortazione a combattere contro la pigrizia spirituale, contro la tiepidezza spirituale che è presente in noi. Siamo tiepidi, siamo all'Odicea, la chiesa dell'Odicea. Siamo un po' ad Efeso, a Smirne, cioè alla sette chiese dell'Asia, già alla fine del primo secolo. Ci siamo intiepiditi troppo presto. Anche i Galati, Paolo rimprovera: avete cominciato così bene, come mai così presto vi siete intiepiditi? Dobbiamo riprendere forza, con coraggio e determinatezza, per proseguire il nostro cammino, che è un cammino interiore, non è un cammino esteriore. L'esultanza può cessare, l'esuberanza può essere di una volta, ma la vita interiore, quella rimane, ed è quella che sostanzia il rinnovamento nostro, la vita del nostro gruppo, la vita nello spirito di ciascuno di noi. Poi bisogna alimentarci alla parola di Dio. Più che i miracoli, dobbiamo alimentarci alla parola di Dio. Noi non disprezziamo le guarigioni,
non disprezziamo i miracoli, perché rientrano nel piano della salvezza, ma non possiamo perseguire la via dei miracoli e delle guarigioni, anche perché il rinnovamento si è impegnato nello statuto, proprio nella lettera di accompagnamento, a non perseguire questa strada. E l'ultimo messaggio del Santo Padre, 14 del mese scorso, due mesi fa, cioè marzo, raccomanda di non indulgere a miracolismi o intimismi, di fuggire tutte queste cose, ma camminare seriamente nell'esercizio delle virtù cristiane. Ecco perché non possiamo seguire una strada che ci viene preclusa. Non vogliamo noi giudicare l'agire della Santa Sede, però dobbiamo nutrirci di un cibo più solido, che è la pratica delle virtù cristiane, la vita di preghiera, e nella vita di preghiera i miracoli avvengono, le guarigioni avvengono, senza che noi le preoccupiamo, perché è il Signore che opera e sono i segni che accompagnano costantemente la parola di Dio quando è unta dallo Spirito Santo. Piuttosto bisogna essere preoccupati di ungere di Spirito Santo la nostra vita, di essere degli unti del Signore e di ungere la nostra preghiera, la nostra parola di Spirito Santo, di parlare nella potenza dello Spirito, e i miracoli verranno, se Dio vorrà, senza che noi li cerchiamo. Il miracolo più grosso è il cambiamento della nostra vita. I miracoli, i prodigi non cambiano la vita, attirano l'attenzione, suscitano sul momento la fede, ma poi è sulla parola di Dio che dobbiamo radicare il nostro cammino. Questa sera attendevamo i giovani, non perché i giovani sono più privilegiati degli altri, no, ma perché avevano chiesto di ascoltare una parola sulla Scrittura. Questa parola sulla Scrittura va ascoltata da tutti, non è un argomento proprio dei giovani, ma di tutti noi, perché la parola di Dio è l'alimento della vita del cristiano. Viviamo per la parola di Dio. Piuttosto cerchiamo la parola di Dio, cerchiamolo seriamente, come parla Dio. Prima di cedere la parola Salvatore, io vorrei dire che Dio parla in tante e tante maniere. Ci parla attraverso la creazione. Se noi sappiamo capire la parola delle cose, perché le cose parlano, dicono la gloria di Dio,
dice la scrittura, e che non stiamo attenti alle opere di Dio, belle, alla parola di Dio diffusa attorno a noi. Mangiamo con la testa nel sacco, come gli animali, e non vediamo le cose belle che parlano di Dio. Non siamo abituati ad ascoltare la voce delle cose. Come ci parla Dio? Si parla attraverso la scrittura, in maniera particolare, e lui che si è rivelato usa le parole umane per trasmettere la cognizione di se stesso, la conoscenza di sé, perché la conoscenza di Dio è vita. Lo diceva Gesù: Padre, questa è la vita eterna, che conoscono te e colui che hai mandato. E siccome le scritture sono piene di Dio, anzi sono piene di Cristo, ho potuto usare la frase di San Gerolamo: tutta la scrittura è gravida di Cristo. Ecco, noi dovremmo avere sempre per le mani le scritture e leggerle come? Leggerle nello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che ha scritto le scritture e dà l'intelligenza per capirle, per capire quello che egli ha scritto. Non ci dà un'intelligenza diversa delle scritture da quello che il Magistero della Chiesa ci insegna, che è garante. Però mentre noi leggiamo, lo Spirito infiamma il cuore, accende la mente, e noi comprendiamo che è Dio che parla. Come Dio ci parla? Ci parla attraverso le locuzioni interiori. Ci parla in tante maniere, attraverso i fratelli. Ci parla attraverso i fatti, la storia e locuzione di Dio. La cronaca è locuzione di Dio, difficile a capire, però se noi nello spirito osserviamo tutte le cose che succedono, comprendiamo qual è l'agire di Dio in questo mondo, qual è l'agire delle forze del bene e del male che si combattono questa terra. Saper leggere un giornale nella luce di Dio è difficile, ma anche nel giornale di un giorno c'è la parola di Dio. Non che il giornale ci dà la parola di Dio, ma attraverso i fatti noi leggiamo il bene e il male, e Dio ci illumina per sapere dove il bene e dove il male. Tutto insegnamento. Si tratta di avere l'attenzione alla parola, che è quella che ci manca. Ci manca l'attenzione alla parola della creazione, ci manca l'attenzione alle scritture, l'attenzione al Magistero della Chiesa che interpreta le scritture, l'attenzione ai fatti della cronaca,
l'attenzione alle profezie, l'attenzione ai fratelli che pure sono portatori della parola di Dio. Siamo distratti e siccome è la parola di Dio che ci nutre, siamo anemici, cresciamo anemici, non robusti. Chiediamo allora al Signore di comprendere la parola del Signore e di avere fame e sete della parola di Dio. C'è un bellissimo testo del profeta Amos. Verrà il giorno in cui gli uomini cercheranno la parola di Dio e non la troveranno. Andranno a destra e a sinistra gridando parole di Dio, parole di Dio, parole di Dio, ma non lo troveranno, perché hanno disprezzato la parola di Dio quando essa si manifestò a loro. Dobbiamo noi stare attenti alla parola di Dio, perché potrebbe anche darsi che questa parola di Dio ci venga meno, non che Dio taccia, Dio non taccia mai, ma è che i nostri occhi si oscurano, le nostre orecchie si ottundono, il nostro cuore si indurisce e la parola di Dio non può penetrare in noi. Chiediamo allora al Signore l'amore della parola di Dio, la ricerca della parola di Dio e la conoscenza profonda di questa parola. Amen. La intelligenza delle scritture, dove si contiene principalmente la parola del Signore. Gesù, prima di partire da questo mondo al Padre, aprì la mente degli apostoli alle intelligenze delle scritture. Chiediamo a Gesù che ci apra l'intelligenza della sua parola, possiamo comprendere la sua parola, perché la sua parola è vita, ci dà la conoscenza di Dio e ci auguriamo quello che è detto, la conoscenza di Dio pervade tutta la terra. Signore Gesù, dacci la conoscenza delle scritture, fa che noi comprendiamo quello che vuoi dire attraverso le scritture, e rifugiamo dalla lettura fondamentalistica che tante volte noi facciamo, a chi attraverso le lettere assurgiamo allo spirito racchiuso nelle lettere, perché altrimenti rischiamo di contraffare il deposito della rivelazione e di morire di fame pur leggendo assiduamente la parola di Dio. Dacci l'intelligenza della tua parola. C'è un bel testo del profeta che
vedete che chiama. Vieni Signore Gesù, vieni questa mattina a darci il tuo Santo Spirito, perché soltanto nello Spirito si è rivelata la parola, soltanto in questo tredicesimo Spirito possiamo comprendere il senso della parola scritta. Lode e gloria a te, Signore. Diamo adesso spazio ai didascali per il profeta, ma vogliamo chiudere questa breve preghiera con un testo del profeta Isaia riguardante l'intelligenza delle scritture, capitolo 29. Per voi ogni visione sarà come le parole di un libro sigillato e dà a uno che sappia leggere dicendogli: leggilo. Ma quegli risponderà: non posso perché è sigillato. Oppure si dà il libro risigillato a chi non sa leggere dicendogli: leggilo. Ma quegli risponde: non so leggere. Noi abbiamo il libro o sigillato, e allora se è sigillato non possiamo leggerlo finché non venga, come dice l'Apocalisse 5, l'agnello che rompe i sette sigilli ed è l'unico che è trovato degno di leggere il libro. Soltanto quando viene sigillato noi possiamo leggere il libro. Peggiore è la condizione di chi ha il libro sigillato, perché l'agnello ha tolto i sigilli, ma noi l'abbiamo in mano e non sappiamo leggere. Che ne facciamo di un libro che non sappiamo leggere perché la scrittura è diversa? Se mi danno un libro scritto in cinese, non lo leggere. Se mi danno un libro chiuso, non lo so leggere perché è chiuso. Così avviene della scrittura. Può darsi che sia sigillato per noi e non possiamo leggerlo. Può darsi che non sappiamo leggere perché non conosciamo la scrittura, cioè i caratteri. Non comprendiamo, non abbiamo dimestichezza. Così dobbiamo chiedere al Signore che sia Lui a disigillare il libro e che il libro sia scritto per noi in maniera tale da poter leggere, cioè che noi sappiamo, addomesticati, istruiti dello Spirito, sappiamo leggere quello che lo Spirito ha scritto. Amen.